Sarà notificata ai consiglieri comunali eletti del comune di Pagani solo lunedì. La documentazione arrivata ieri a Palazzo San Carlo, inviata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e contenente le sentenze di primo e secondo grado rispettivamente del Tribunale Civile Nocerino e della Corte d'Appello di Salerno, nonché la certificazione della Corte d'Appello sul passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione. A metterlo per iscritto è il presidente del Parlamentino Enza Fezza, che ricorda che l'intera documentazione trasmessa dalla Procura è stata protocollata alle 13.05 di ieri e pertanto è stato impossibile notificarla agli interessati. Si accende intanto la polemica con la Corte d'Appello, che il 16 luglio scorso ha sottoscritto, a firma di un funzionario giudiziario, una certificazione nella quale si legge che, non risultando alcuna istanza di revocazione di Gambino avverso la sentenza della Cassazione che rigettava il ricorso contro l'incandidabilità, la stessa sarebbe passata in giudicato a partire dall'11 giugno scorso. Insomma, ancora tanto caos e confusione intorno ad una vicenda che per i legali del sindaco di Pagani, ma anche per l'amministrativista ed attuale assessore Gherardo Marenghi, andrebbe nella direzione di ritenere valida l'elezione di Gambino del Consiglio Comunale e rimanderebbe eventualmente al primo turno elettorale utile l'incandidabilità. Nella tarda mattinata di ieri il procuratore di Nocera Inferiore Antonio Centore aveva inviato una nota alla Prefettura di Salerno e al Consiglio Comunale di Pagani certificando che la sentenza della Cassazione dell'11 giugno scorso, che respinse il ricorso del nuovo primo cittadino contro il verdetto di incandidabilità, diventava esecutiva. Non solo, il capo dei PM Nocerini ha trasmesso anche le copie delle sentenze di primo e secondo grado del 2014 che avevano dichiarato Gambino incandidabile con relativo certificato di passaggio in giudicato a far data dal 16 luglio scorso. In realtà i legali di Gambino, Lentini, Scarpa e Castaldi, ha voluto precisare il vice sindaco Anna Rota Sezza in una nota diffusa nella serata di ieri, avevano presentato il 28 giugno istanza di revocazione, depositando la documentazione definitiva il 17 luglio presso la cancelleria della Corte d'Appello di Salerno. Pertanto, si legge nella nota del vice sindaco, la sentenza della Cassazione passerà in giudicato il 10 agosto e quindi sarebbe valida per il prossimo turno elettorale la elezione di Gambino. Ora il Consiglio Comunale, ma anche la Prefettura di Salerno, dovranno pronunciarsi probabilmente una seconda volta sulla decadenza del sindaco in attesa del ricorso presentato in Cassazione che interromperebbe l'esecutività della sentenza. Quello che ha detto il vice sindaco Anna Rosa Salsessa è vero, è assolutamente vero. In realtà questa sentenza della Cassazione è stata interessata da un ricorso per revocazione che mi risulta essere stato proposto in data 28 giugno. Questa circostanza, proprio alla luce dell'impostazione che è stata fatta dalla Corte d'Appello, farebbe venire meno il requisito della definitività che l'articolo 143,11 del testo unico enti locali richiede ai fini della incandidabilità. Per cui se viene meno il requisito della definitività, la causa di incandidabilità scatterebbe per il prossimo turno elettorale, non per quello che si è consumato nello scorso mese di maggio e di giugno con il doppio turno elettorale. Tuttavia, che il ricorso per revocazione possa incidere in maniera pacifica sulla condizione giuridica della definitività non è condiviso da tutti. Spetterà agli organi competenti in possesso della funzione amministrativa, cioè la Prefettura di Salerno e il Consiglio Comunale di Pagani, di valutare questa situazione, tenendo conto però che già la Corte d'Appello, pur non avendo considerato la sussistenza di un ricorso per revocazione, abbia ritenuto questa circostanza rilevante. Io credo che, a prescindere da questo dato di fatto, nella stessa sentenza della Cassazione pubblicata il 13 giugno ci siano degli elementi utili per capire che in realtà la causa di incandidabilità scatta per il prossimo turno elettorale. Ovviamente questa è una mia opinione, perché poi spetterà agli organi che hanno la competenza e la funzione amministrativa l'onere di interpretare questi provvedimenti giurisdizionali.